Luce Vita numero 13 di domenica 31 marzo 2019. Il giornale si apre questa settimana con l'editoriale di Don Nico Tempesta, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, sulla complessa realtà del mondo dei catechisti della diocesi di Molfetta e sulla forte esigenza formativa di quanti scelgono di mettersi a servizio a favore dell'iniziazione cristiana. A margine dell'editoriale, il giornale riporta una sintesi statistica degli operatori della catechesi per l'anno 2017-2018 realizzata a cura dell'equipe dell'Ufficio Catechistico Diocesano, che fornisce interessanti dati sulla loro formazione. A pagina 3 prosegue il percorso quaresimale promosso dal settimanale diocesano, attraverso alcune parole tipiche della vita spirituale come di quella social. Questa settimana la parola scelta per le riflessioni di Don Vincenzo Marinelli e di Alessandro Capurso è quella della condivisione. A pagina 4 la seconda parte della riflessione sul fenomeno della xylella e sui rischi che corrono anche i nostri territori. Nella stessa pagina una lettera al giornale sulla situazione delle politiche agricole. A pagina 5 gli appuntamenti pastorali e le celebrazioni del Vescovo nel periodo che precede la Pasqua e in particolare nella Settimana Santa. Nel mese di aprile si conclude inoltre la visita pastorale nelle scuole della diocesi. Nella stessa pagina la recensione del libro Una Caritas sul passo degli ultimi con Don Tonino Bello per compagno di viaggio di Laura Catalano, responsabile della Caritas di Ruvo di Puglia. Quarto appuntamento per la rubrica di riflessione sul Magistero e sull'Episcopato del Servo di Dio Don Tonino Bello. L'analisi del pedagogista Lazzaro Gigante sulla bisaccia del cercatore prosegue con un altro elemento, il ciuffo d'erba del monte, il monte delle Beatitudini, laddove di fronte alle folle sterminate suonò per la prima volta il messaggio di liberazione proposto da Gesù. In ultima pagina gli appuntamenti diocesani. Martedì 2 aprile alle ore 19:30 presso la parrocchia Madonna della Rosa Molfetta nell'auditorium parrocchiale avrà luogo l'incontro con l'autore della pubblicazione Dalla cenere la vita, Paolo Squizzato. Si terrà dal 7 all'11 aprile l'annuale appuntamento con la Settimana della Cultura 2019 presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, dal titolo Via Mare, rotte nuove verso un orizzonte di pace. Il tema centrale dell'evento si ispira al documento sulla fratellanza umana firmato da Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar e all'incontro dei rappresentanti delle conferenze episcopali che si affacciano sul Mediterraneo previsto a Bari nel febbraio 2020. Su questo numero il programma dettagliato. Domenica 7 aprile alle ore 10 il Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia benedirà le nuove porte bronze realizzate dal maestro Albano Poli di Verona della Chiesa Madonna della Pace in Molfetta. A seguire presiderà la celebrazione con la comunità parrocchiale. Sempre domenica 7 aprile, dalle ore 9:30 alle 13, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Molfetta, si terrà la festa diocesana delle famiglie. Dal tema Amo perché amo. La riflessione sarà affidata al professor Michele Liceto. A seguire la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Cornacchia. Buona lettura a tutti!